Ragazzi, sta per incominciare la nuova stagione della Terra. Preparo subito i popcorn. Sono rimasta indietro. L'ultima volta che l'ho vista stavano ancora la pandemia. Ora la trama è andata avanti. Adesso c'è la guerra nucleare. Non spoilerare però, eh. Ma come cazzo hanno fatto a passare da una pandemia globale a una guerra nucleare, da un episodio all'altro? Anche le soap opere messicane. Serie Netflix, Giove, vai vedendo. Ma la bionda chi è? Non ci stava negli altri episodi. Quella è a Meloni. Un easter egg perché adesso gli hanno fatto una serie spin-off. Ma c'è sta ancora nonno Bidon. Non era morto 3 episodi fa? Ah, quella era la regina Elisabetta. L'ultima volta che ho visto sta serie c'è stava quella svedese con le treccine che poi salvava il mondo. Dove si è ficcata? Ma quella c'è stava 3 stagioni fa. Allora i vuoccioni ogni tanto, eh. Chi è quello lì vestito da Decathlon? Mi ricordo. Lì è il presidente della nazione buona. Purtroppo è stata invasa dal cattivo, che è russo. Ah, è questa la trama della nuova stagione. Non ci stava a capire niente. Il russo che cavalca gli orsi è il cattivo. Pensare che mi piaceva così tanto come attore. Chi l'avrebbe mai detto, signora mia? C'è sta ancora quella gattara da von der Leyen. Signor, non la sopporto, quel personaggio lì mi dà fastidio. Vedo l'ora che la fanno fuori in qualche episodio. Ma non credo che la fanno morire. Mi hanno tolto già la Merkel. Ma poi non ci sono abbastanza donne cazzute e femministe chi le sente. Signor, perché quella lì si sta tagliando i capelli in mezzo ai reggiseni in fiamme? Ma io sono scioccata, eh. Quello è l'Iran. Adesso lì sta scoppiando una rivoluzione femminista, però l'Occidente come al solito fa finta di niente. Penso che fino alla prossima stagione non sappiamo come va a finire. C'è di nuovo Lula che governa il Brasile? È una replica. Ah, è che risparmiano sulle comparse? È per quello che hanno rimesso di nuovo Xi Jinping in Cina. I cinesi sono tutti uguali.